avete detto che vi piacciono i miei alberi e dunque voglio farvi vedere questo ultimo dipinto che ho appena pubblicato nel gruppo. Ve lo faccio vedere un po' da vicino. Vuoto funzionale, tronchi forme. Positivo, negativo colorato, no? Vedi che questi tre temi, diciamo, sono in ogni elemento. Quindi non è mai un elemento tutto bianco, tutto blu. Però c'è sempre qualcosa che spezza il tutto, per non renderlo noioso. Secondo piano, primo piano. Nel primo piano invece ho fatto delle mega fusioni e i vuoti funzionali sono i vuoti che lascio dentro il tronco. Sono, che ne so, rametti che sono caduti, no? Delle ferite dell'albero, muschio qua ad esempio, eccetera, eccetera. Quindi primo piano, ultimo piano. L'albero fantasma mi piace un sacco. Guardatelo, ve lo faccio vedere da vicino. Vedi, è tutto luccichio, un luccichio. Che è il nostro famoso Aqua Glides. È tutto lucidino. Ok. Poi il bianco della carta è ovviamente la carta. In questo caso mi suggerisce addirittura neve. Poi ho usato pochissimi colori, ftalo zaffiro, verde di perilene, turchese. E di più no, questi tre colori. Ok, ho preparato per voi una piccola spiegazione per gli alberi. Mi siedo. E abbiamo questi tre momenti. C'è il tronco e c'è la persona. In questo caso la persona è in piedi, qui è sdraiata e qui è su una montagna. E vediamo quelle famose linee dentro il tronco. Sono quelle linee che danno l'idea di dove è la persona che guarda, no? Quindi qui ho gli occhi qua. Se qui ho gli occhi, questa linea dentro il tronco è abbastanza diritta, perché appunto qui ci sono i miei occhi. Poi man mano che vado giù, questa linea diventa così, in questa direzione. Se non sbaglio si dice concavo, vero? Oh cavolo, quelle due cose le confondo sempre. Vabbè, è questa la direzione delle linee all'interno. Più giù sotto la sua testa siamo, più è accentuata la linea. Perché così diamo l'idea, possiamo dare l'idea, che il nostro spettatore è qua. Quando invece è sopra la tua testa, fa esattamente il contrario, quindi vicino al tuo occhio è ancora abbastanza diritta e poi man mano che ci alziamo cambia la direzione. Adesso di queste linee ne mettiamo alcune, non è che riempiamo tutto il tronco, però ne mettiamo alcune proprio per dare quell'idea che la persona è qua sotto. E poi differenziamo ogni linea, ovviamente. Più in alto vado, quindi più in alto sono, più quella linea è piegata. Sono ancora più alto, ancora di più. Ecco, adesso l'ho dipinto e non l'hai visto. Fa niente, adesso lo vedi. Vedi? E quindi riempiamo in alcuni punti, possiamo riempire il tronco con queste linee, oppure meglio ancora, se queste linee le lasci come un vuoto funzionale. Vuol dire che qua facciamo la fusione e questa linea la lasci bianca,
sarebbe ancora il top. Vediamo la persona sdraiata per terra che si gode le foglie. Quindi se qui sono gli occhi, questa linea qui sarebbe quella diretta, poi tutto il resto è sulla sua testa, giusto sopra la sua testa. Dunque gli occhi sono qua, sopra la testa inizia a diventare questo. E più in alto vado, più possiamo esagerare con la linea che fa questo, no? Questo movimento. E qui mi raccomando, non facciamo i zebra, quindi non le linee regolari da zebra, però tutte belle differenziate. Ecco, più in alto vado, più la linea si piega in su. Poi esagero, così. Vedi? Adesso questa qui è ovviamente la carta per gli schizzi, eccetera. Ecco. Ok, vediamo la situazione che la persona è qui. Quindi è qui su una montagna o che ne so, l'occhio è qui, dunque la linea più diritta è qua vicino al suo occhio, ok? E adesso fa la stessa cosa, quello che è sotto il suo occhio inizia a piegarsi in questo modo. Più giù scendiamo, più la linea si imbarca in giù. Vedi? E andiamo sotto sotto, sarà ancora più accentuata. Perché? Perché è più distante dall'occhio dello spettatore. E con alcune di queste linee possiamo dare perfettamente l'idea di dove si trova il nostro omino. Quindi qui la linea più diretta. E poi da qua inizia l'altra direzione. Ok, questo non è un video bello, ma è un video di istruzione. Che è l'unica cosa che attualmente posso fare, perché sennò non ce n'è. Sono più in alto, più va sulla linea. Poi ci metto qualche nodo. Vedi? E su questo ti puoi allenare benissimo. E ripeto, se lo fai con il vuoto funzionale, righi forme, allora è ancora meglio. Però ovviamente puoi fare sia vuoto funzionale che dopo la linea. Vedi? E così diamo perfettamente l'idea dove è il nostro omino che guarda la foresta. Spero che vi sia piaciuto il mio piccolo video. Buon allenamento a tutti!